in Europa sono un po' preoccupati dalla Meloni. Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Dalla garbatella a Bruxelles, una delle prime sfide della Premier Meloni è stato il suo rapporto con le istituzioni europee. Sono contenta del clima che ho trovato qui a Bruxelles, non siamo dei marziani. Da incubo dell'Europa a marziana, fino a diventare una complice. Così inizia il rapporto d'intesa di Meloni con l'Europa di von der Leyen. Insieme hanno attraversato i luoghi e le sfide cruciali che la Premier ha affrontato nei primi due anni di governo, dall'Emilia-Romagna alluvionata fino a Tunisi e il Cairo, passando per Lampedusa in piena emergenza migratoria. Una complicità frenata però dall'ultima sfida elettorale, quella delle europee. Sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Lo slancio dell'ottimo risultato elettorale si è scontrato prima con l'ostacolo della maggioranza europea e ora con la partita delle nomine. Non penso che un Presidente del Consiglio dei Ministri debba fare la cheerleader né dell'uno né dell'altro. L'Italia anche in questa partita porterà a casa quello che le spetta. Ma gli altri tutte storie brevi. Dopo settimane di dubbi, Meloni ha sciolto le riserve, schierandosi di fatto tra le fila dell'opposizione a Bruxelles, insieme a conservatori e patrioti europei. Fratelli d'Italia ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Una scelta che però rischia di trasformare la delega italiana alla Commissione europea in un vero e proprio rebus. Dai vertici estivi, la maggioranza sembra aver puntato forte sul nome del ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto. Ora la palla passa a Bruxelles, a cui resta il compito di scegliere se accettare o meno il candidato proposto dalla marziana Meloni. E la decisione potrebbe non essere così scontata.